Si concludono i festeggiamenti nella parrocchia di San Biagio dedicati al santo protettore della gola. Nella giornata del 3 febbraio i parroci infatti effettuano la benedizione delle gole per celebrare questa festività, ricordando il vescovo e santo armeno che salvò un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce in gola. Data la situazione sanitaria nella parrocchia di San Biagio, la tradizionale benedizione però è stata impartita in una versione differente rispetto a quella tradizionale, cioè in forma comunitaria e a distanza. Siccome presupporrebbe un contatto ravvicinato, tenendo le candele benedette sotto la gola, in queste condizioni attuali della pandemia lo abbiamo fatto distanziato, ma ciò che conta sono le parole che accompagnano questo gesto di invocazione di grazia e benedizione e poi ecco chiaramente la fede e la devozione. L'abbiamo fatto adattandolo alle condizioni attuali. Quello che è bello notare è che nonostante le difficoltà, ecco, l'affetto, la devozione non vengono meno, ecco, le messe di oggi erano abbastanza partecipate, ecco, si vede che la gente continua a riporre nella fede e nella devozione, ecco, una grande fiducia. San Biagio era un vescovo, era in una città dell'attuale Turchia, dell'Anatolia, l'Asia minore di allora, dove ecco, San Paolo aveva portato il cristianesimo, il Vangelo, era vescovo di Sebaste e poi in una delle persecuzioni durante l'Impero Romano è stato una delle vittime, un martire che ha dato la vita proprio per la fede. I suoi resti mortali sono stati portati a Maratea. Il 31 dicembre ha avuto inizio il triduo di preparazione per il giorno di festa con la partecipazione alla Santa Messa della categoria dei panificatori, cuochi e pasticceri della Real Maestranza. In quell'occasione è stato anche benedetto il pane, mentre nei giorni successivi ci sono state altre due benedizioni, quella del cotone e dei dolci realizzati in forme particolari in onore del santo, le cuggiuredde, così come vengono definite in dialetto. Le cuggiuredde, quelle tradizionali, ecco, imitano una forma che alcune forme moderne di panificazione non fanno riconoscere più. Se uno guarda quelle tradizionali che sono di pasta secca, non come il pane normale che mangiamo, ecco, rappresentano due corde vocali, ecco, che sono così accostate per ricordare il miracolo più famoso di San Biagio, quando ha salvato la vita a un ragazzo che si era affogato con una lisca di pesce, ecco, la gola in questo senso. Si benedice la gola anche per questo motivo.